Per favore, fermatevi, era una buttade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po'. Voglio dire, ma fermatevi, perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente. È stato avvistato un pensionato di 74 anni, un idraulico, che stava aggiustando 6 tombini di notte con un passamontagna. Fermatevi, un altro, un albanese di 64 anni, con cazzuola, ha messo a posto 8 marciapiedi durante la notte col passamontagna. Io, non si può andare avanti così. Fermatevi, ci vuole anche una legge, il governo deve reagire, deve fare una legge, abolire l'abuso d'ufficio e mettere l'abuso di lavori socialmente utili. Finitela, siate coerenti con voi stessi e con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città, non metterla a posto. Dovete dire guarda che bel tombino devastato, guarda che marciapiede meraviglioso rotto, guarda che piante ammuffite. Questo dovete fare, smettetela, perché sennò scoppia veramente un casino ottimale.